Ciao a tutti amici dell'Animo Verde. Oggi più che mai vi porto in un luogo verde. Siamo nella verdissima Umbria, provincia di Terni, esattamente siamo alle Cascate delle Marmore. Vi consiglio di venirci perché è veramente un luogo verde da visitare. E oltre alla bellezza delle cascate, che ovviamente neanche ve la racconto per la magnificenza che c'è, io vi dico che c'è anche una grande sensibilità, perché c'è proprio anche un centro di educazione ambientale con tutte piante etichettate. Ci sono tantissime attività per i bambini, sentieri, e invece per i più coraggiosi ci stanno anche il rafting e tantissime altre attività. Vi lascio qualche breve scorcio di questo bellissimo posto, vi consiglio di venirci perché veramente si respira una natura meravigliosa. La cascata ha origini antichissime, risalenti addirittura al 271 a.C., in piena epoca romana. In questo periodo, infatti, un console romano ordinò la costruzione di un canale per far defluire le acque stagnanti del Velino verso il Nera, deviando così il corso del fiume e formando la Cascata delle Marmore. Il canale era stato reso necessario per evitare i problemi che sono stati creati dal passaggio del Velino nella pianura Ariatina, la cui particolare conformazione del terreno creava una palude stagnante, pericolosa e insalubre per la popolazione residente. Però vennero fatti altri interventi appunto per contrastare gli allagamenti nel periodo della piena, uno nel 1422 e uno nel 1547 da Antonio da San Gallo. Però soltanto con gli interventi, diciamo, più recenti, uno nel 1600 e uno nel 1787, che la cascata assunse il suo aspetto naturale.